Passiamo alla penultima presentazione. Dai requisiti dell'utente alle applicazioni di osservazione terrestre nel contesto costiero, prodotti e servizi operativi. La presentazione sarà condotta a più mani da colleghi di Ispra. Comincia Antonella Tornato. Buongiorno a tutti. Devi avvicinare perché i microfoni sono un po' di... Buongiorno a tutti. Si sente? Si sente? Ok. Okay. Buongiorno, sono Antonella Tornato, sono il responsabile referente della sezione disseminazione dati, sviluppo e pianificazione del centro di sorveglianza, centro operativo sorveglianza ambientale che rientra nel centro nazionale per le crisi, le emergenze e il danno. Il compito istituzionale della sezione è quello di essere raccordo operativo tra le strutture sia di osservazione che di previsione nell'ambito di quelli che sono i processi decisionali ambientali, anche attraverso quello che forse dovreste probabilmente conoscete molto bene, che è il regolamento Copernicus. Un brevissimo inciso: il regolamento ha come scopo quello di rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente e alla sicurezza che sono utili agli utenti in funzione delle esigenze degli utenti e soprattutto in grado di rispondere al quadro normativo della Comunità Europea. L'ISPRA è un soggetto attivo all'interno di questo regolamento perché è un'interfaccia con tante istituzioni a tavoli diversi, lo vediamo qua con, come sistema dell'SNPA, ma lo vediamo anche in altri contesti, in altri, per altri comparti. Questo per il tramite del coordinatore dello User Forum nazionale per il regolamento Copernicus, che è anche delegato nazionale per lo stesso forum, e però europeo, in contesto europeo. L'ISPRA ha strutturato un segretariato Copernicus al quale c'è un gruppo di referenti ISPRA interdipartimentali che fornisce il know-how tecnico scientifico acquisito nell'ambito sia dell'attività istituzionale che nell'ambito dei progetti ai quali l'ISPRA partecipa. Tutto questo per inquadrare quello che è il raccordo operativo che la sezione in questo caso ha messo a punto per il tramite di un metodo di acquisizione dei requisiti. Ho introdotto la parola utenti e il quadro normativo. Quindi vi verrà fatta una breve presentazione di come si comporta il metodo di acquisizione dei requisiti con l'identificazione della comunità degli utenti, l'associazione sulla base dei risultati, dei feedback ricevuti a prodotti a valore aggiunto esistenti e la promozione laddove non esistano invece di quelli mancanti. E una seconda parte invece veicolata più su un esempio di realizzazione di un prodotto operativo, con dalla definizione di quello che è il requisito alla promozione proprio di quelli che sono invece i prodotti che eventualmente potrebbero mancare. Il metodo consta in tre fasi essenziali. Le prime due più di consultazione e di elaborazione, poi una terza fase invece di vera e propria analisi e associazione con i prodotti. La prima parte è il coinvolgimento degli utenti, l'identificazione degli utenti sulla base di un quadro normativo molto specifico che noi utilizziamo comunemente nelle nostre attività istituzionali e la definizione di uno strumento di interazione con l'utente. I feedback che vengono raccolti dalla consultazione vengono analizzati e i risultati consentono di associare questi risultati, queste richieste, esigenze a prodotti esistenti, prodotti o mancanti, quindi favorendone appunto lo sviluppo. Tra i prodotti soliti sono quelli che voi maggiormente chiedete, che sono prodotti di mappatura, indici, elaborazione di indici, prodotti che consentano quello che è il monitoraggio qualitativo, quantitativo, distribuito nel tempo e nello spazio.
Il metodo è stato sviluppato dall'ISPRA all'interno di un progetto ad alto contenuto tecnologico, un progetto che è stato finanziato dalla Comunità Europea per il tramite dell'Agenzia Spaziale Europea e ha visto il coinvolgimento di una forma di public partnership in cui c'erano istituzioni, la parte scientifica e la parte industriale. Questo prodotto, in realtà, questo metodo, era veicolato per l'acquisizione di quelle che erano le specifiche tecniche per sviluppare e promuovere l'applicazione di prodotti da uno specifico sensore satellitare iperspettrale per un'ipotetica e futura, auspicata dal paese, missione Sentinel iperspettrale nel programma Copernicus. Noi lo abbiamo comunque consolidato e ritenuto valido per quello che è invece l'implementazione, lo sviluppo di quelli che sono e devono essere i servizi operativi per il paese. Il regolamento Copernicus, abbiamo detto, ci fornisce il quadro nazionale sul quale si fondano le esigenze degli utenti e abbiamo qua evidenziato la parte che riguarda il comparto acque marine costiere e acque interne, perché vediamo che le direttive europee sono molto trasversali a vari domini di applicazione, ci consentono di avere tantissimi campi di applicazione e quindi essere disponibili e un quadro di riferimento per i molti servizi che già esistono nel Copernicus. Sono base essenziale dello strumento che abbiamo realizzato, cioè che abbiamo pensato, una matrice di interazione come una serie di blocchi di informazioni che viene fornita all'utente e a quale l'utente dovrà poi contribuire con una risposta, fornendo delle risposte numeriche. La prima parte della matrice è un blocco relativo alla norma, agli obblighi di norma che vengono evidenziati nei vari comparti ambientali, ai quali sono associati dei requisiti da soddisfare da parte dell'utente con una specifica tecnica relativa sia ai comparti ambientali che ai requisiti richiesti al dettaglio di un requisito se chimico piuttosto che fisico o biologico, e poi ai parametri, che è l'aspetto che forse probabilmente comprendete meglio di tutto perché ne abbiamo sentito parlare ampiamente nelle presentazioni precedenti e negli interventi precedenti. Quindi, nel caso specifico di questa comunità utente, qua orientata alla parte di acque costiere e acque di transizione, i parametri sono l'elemento essenziale attraverso il quale possono contribuire fornendo quelli che sono i requisiti per la comunità stessa. Il contributo dell'utente viene intanto nel verificare come questa matrice, che è una serie di informazioni, è uno strumento per organizzarli e gestirle e associarle, perché un singolo utente non sia un promotore unico di un requisito, ma che possa essere organizzata in maniera sistematica l'informazione di un'intera comunità e, laddove possibile, di più comunità conviventi con lo stesso interesse, può e deve fornire anche un'indicazione un contributo numerico che ci consenta di identificare quali sono i requisiti più importanti, o meglio i parametri come li avete indicati voi, in funzione dell'obbligo di legge a cui tali parametri sono associati, con un valore di importanza che può andare naturalmente in valori molto soggettivi nella scelta, se lasciata comunemente all'utente, mentre se indirizzata con una matrice precompilata può aiutarci poi a leggere e standardizzare e omogeneizzare le risposte che vengono ricevute. Quindi un valore di importanza da un valore basso 1 a un valore alto ipoteticamente 5 e attraverso il quale l'elaborazione del quale ci consente di individuare quali di questi parametri hanno il maggior
ricevono il maggior numero di preferenze rispetto alla comunità utente, e le informazioni invece più legate alle specifiche tecniche del parametro, o meglio del prodotto che vi aspettate risponda a quel parametro, come la risoluzione temporale e spaziale, quindi la distribuzione e il monitoraggio di quel parametro, di quel risultato come vi viene fornito. Ora, sarebbe facile finire qua la presentazione, nel senso di presentare uno strumento che è uno strumento di interazione anche, vorrei dire, viva, nel senso che potrebbe essere, chiaramente deve essere migliorata anche nell'acquisizione dell'informazione, potrebbe non essere completa, potrebbe essere esserci dei requisiti che un utente locale trova meno attinenti alla propria attività piuttosto che all'obbligo di norma. Quindi la matrice è una matrice che può essere modificata, implementata e aggiornata continuamente. L'abbiamo utilizzata nel progetto che vi ho, al quale ho fatto cenno in precedenza, e abbiamo pensato potesse essere utile fare un brevissimo cenno a quali sono i risultati, sebbene questi risultati non siano calati nella richiesta di una valutazione delle necessità dell'utente per servizi operativi, ma piuttosto, ricordo, per delle specifiche tecniche specifiche. Questo caso reale vi riporta le preferenze espresse da una comunità di utenti che si occupa appunto di valutazione della qualità ambientale. Non era soltanto l'SNPA coinvolta, qualcuno di voi può avere in qualche modo partecipato, ma era presente anche la parte relativa più alla qualità delle acque interne e alla morfologia delle acque interne. Ebbene, la valutazione delle preferenze espresse rispetto a parametri, sono racchiusi qua con delle grafiche semplicemente per indicarvi i tematismi, la prima sono i parametri chimico-fisici, la seconda chimici, la terza i parametri biologici e in fondo la parte di parametri o indici morfologici. Con il colore abbiamo cercato di individuare quali sono quei parametri che hanno una specificità legata ai requisiti relativi al comparto acque interne, e con il colore blu invece quello che ha riferimento alla qualità acque costiere, per l'azzurro invece quello che è un requisito relativo a entrambi i comparti. In questo caso l'utilizzo della matrice può essere può dare dei risultati anche a volte un po' fuorvianti, o meglio, scusate, il termine non è corretto, dare delle informazioni che non sono quelle che ci si aspettava. Ad esempio, la comunità ha indicato come la batimetria fosse importante per il comparto delle acque interne, e mentre sappiamo che per il comparto acque costiere è un parametro che sicuramente ha necessità di essere utilizzato, ma evidentemente associato, e conosciuto, ma evidentemente associato a un requisito di valutazione della qualità delle acque a mare, delle acque costiere, non era un parametro richiesto e necessario. Un altro esempio è il monitoraggio invece delle attività di dragaggio. Erano ritenute attività di interesse, quindi un parametro che consentisse di valutare tali attività, al quale però non è associato la valutazione della turbidità. E un altro esempio invece che è più, come dire, più amichevole è quello della temperatura, perché un parametro di temperatura sappiamo bene che è un parametro universalmente utile, che può essere inteso sia come risultato di una misura diretta e quindi usato tal quale con i dati in sito eccetera, sia come variabile essenziale ambientale, e quindi ne nasce la necessità di fare un monitoraggio che sia distribuito nel tempo e nello spazio, ma sia continuo e sia accurato.
Abbiamo scelto questo parametro per farvi vedere un esempio di come possiamo associare il parametro richiesto al prodotto già esistente. L'esempio lo farò io, che sono Emiliana Valentini, e faccio parte dello staff tecnico-scientifico appunto del Centro Operativo di Sorveglianza Ambientale, e in particolare ve lo racconterò io perché ha una connotazione estremamente tecnica e quindi serve in qualche modo a riassumere quello che la dottoressa Tornato ha spiegato in modo estremamente concettuale, cioè come cerchiamo di trasformare un mandato istituzionale che è tipico delle agenzie della protezione ambientale, pieno di requisiti, pieno di attività, pieno di obiettivi normativi e di tematiche sul parterre della quotidianità, in un sistema informativo che sia più ordinato, sia più interoperabile, sia, si è detto, in diversi contesti in qualche modo fruibile da tutti nello stesso modo e con lo stesso livello di accuratezza e di significatività nel proprio mestiere, e che in qualche modo ci deve portare a trasformare quello che è un approccio tradizionale di collegamento del concetto di misura al parametro, che è un approccio che noi abbiamo descritto graficamente con un filo conduttore, poiché le informazioni si sono sempre raccolte in un modo estremamente collegato, in un sistema informativo più complesso che di fatto è basato sul concetto di reti e flussi informativi. Quindi un sistema di nodi, un sistema gerarchico, un sistema di flusso di informazioni che può aggregare e disgregare diversi parametri in una nuova concezione, che è quella delle variabili. La variabile, ciò che noi misuriamo nel nostro mestiere di fatto è la variabilità spazio-temporale, la decliniamo in diversi processi decisionali o semplicemente informativi. Come facciamo a passare da una domanda di carattere istituzionale a una risposta di carattere numerico, metrico, misurabile e confrontabile con le risposte degli altri? Abbiamo scelto la temperatura perché nella consultazione con l'SNPA è già stata manifestata un grande interesse per la misura della temperatura. È una misura che appartiene a tutte le attività di monitoraggio e l'abbiamo scelta perché nel contesto della caratterizzazione delle acque marine, indipendentemente dal fatto che esse siano costiere o non, ha una influenza strategica su una serie di processi biologici. Quindi la scelta della variabile temperatura ci è sembrato il modo più semplice per far capire qual è un processo che porta da un parametro a un prodotto operativo utile al nostro mestiere. Abbiamo stabilito un requisito di carattere generale. Quali sono i requisiti che detterete voi nella consultazione? Ad esempio, una gestione multiscala, poiché l'ambiente marino e l'ambiente costiero riguardano e includono scale osservative diverse, dei servizi ecosistemici, intesi come una gestione delle risorse biologiche che in qualche modo è un trade-off tra lo sfruttamento di una risorsa e la conservazione della risorsa stessa. Ho messo insieme tre semplicissimi esempi ai quali rispondo con il parametro variabile temperatura in tre contesti diversi. Variabile temperatura oggi nel linguaggio moderno non è più semplicemente un parametro, ma è una variabile essenziale. È una variabile climatica essenziale, ci può raccontare la ciclicità del clima. È una variabile oceanografica essenziale, poiché racconta, spiega e determina processi fisici che poi influenzano la vita biologica. È candidata da tempo per il Mediterraneo come variabile essenziale per la descrizione della beta biodiversità, ovvero per la descrizione delle comunità biologiche marine. Quindi ci siamo posti come domande all'interno di questo requisito di carattere generale tre domande più specifiche, più semplici. Scusate, ho invertito le slide. Tre domande più semplici. Come si comporta all'interno del processo di cambiamento della temperatura la distribuzione dell'habitat
in senso assolutamente generale, di un grande mammifero come la balena, senso generale, senza entrare nel merito specie specifico, come si comporta un processo produttivo come quello che ci viene in qualche modo indicato dalla FAO come necessario, produrre pesce in acquacoltura e sfruttare al massimo l'ambiente marino per l'estrazione delle risorse, e come poi si comporta sulla generica questione della biodiversità e della presenza di specie aliene e potenzialmente invasive, l'effetto dell'innalzamento della temperatura del mare. Tutto questo, per essere trasformato in risposta operativa, necessita a priori, e questo è un messaggio importante per tutti voi, di una capacità e competenza che è cosiddetta tecnologica, una competenza di fatto IT che vi permette di mettere insieme numerose sorgenti di dati e grandi quantità di dati, ovvero quelle che ci vengono fornite principalmente dal telerilevamento. Oggi un servizio operativo conosciuto più o meno da tutti noi che apparteniamo alla comunità marina e marino-costiera è il servizio operativo marino fornito dal Copernicus, dal programma Copernicus, regolamento programma Copernicus. Bene, non so quanti di voi hanno già curiosato all'interno del catalogo dei prodotti disponibili. Oggi Copernicus ci fornisce una serie temporale di temperatura su tutto il Mediterraneo che copre giornalmente il periodo dal 1982 al 2016. Parliamo di una mole di dati di osservazione continua nello spazio e nel tempo, aggregata e anche estremamente accurata, senza entrare nel merito di tutto quello che è il processamento che c'è alla base di questa, di questo prodotto che alla fine si chiama semplicemente temperatura superficiale del mare. Un prodotto che può essere, così come fornito, utilizzato per rispondere a tutte queste domande. La temperatura, tradotto, altro non è che una descrizione spazializzata di un comportamento esteso a tutto il bacino del Mediterraneo. Questa è ad esempio la media, da questa enorme mole oltre che trentennale, la media della temperatura nel bacino del Mediterraneo. Vediamo subito che esiste una zonazione biologica, una zonazione fisica data dalla temperatura, e ipotizziamo che ci sia una zonazione biologica. Ecco perché quello che porta il parametro ad essere prodotto operativo altro non è che un ragionamento, un'impostazione di una domanda corretta al parametro per ottenere la risposta di mio interesse. Quindi cambia il paradigma, non devo chiedere prodotti al telerilevamento, devo capire come rispondere alle mie domande attraverso i prodotti esistenti. I prodotti, il parterre di prodotti è più o meno quello. Bene, per quanto riguarda le balene, siamo partiti da concetti semplicissimi e è qui che io cerco di portarvi sul ragionamento e non sul prodotto in sé relativo alle balene. Bene, queste balene hanno un habitat determinato da due cose: la variazione dei fronti termici per le loro attività riproduttive, la presenza di clorofilla, altro parametro variabile misurata storicamente da telerilevamento e quindi estremamente consolidato come prodotto operativo, la clorofilla che è un proxy dello zooplancton e quindi della loro capacità di alimentarsi. Quindi il concetto è estremamente semplice: ho due opportunità, la temperatura e la clorofilla, le sommo, le divido, le associo alla stagionalità e al ciclo biologico della mia balena o delle specifiche della specie che sto studiando e ottengo quello che può essere un potenziale habitat di presenza dato dalla realtà storica. Nessuno mi impedisce di proiettarlo nel tempo con gli scenari di cambiamento climatico, ma posso adesso anche associare la realtà operativa e oggettiva degli usi del mare. Questa che ho estratto è un'altra informazione derivante da un servizio operativo esistente, che è il Marine Traffic Service, che è un servizio operativo anch'esso che in qualche modo ci aiuta a capire qual è la densità di presenza
di imbarcazioni nel nostro mare. Se sottratto al potenziale di temperatura e di clorofilla di presenza delle balene, ovviamente riesco ad individuare una costrizione enorme, in questo caso, dell'habitat della balena stessa. Quindi la temperatura quanto la clorofilla è una variabile estremamente rilevante nella descrizione di un habitat riproduttivo e alimentare di una specie come un mammifero. Esempio un pochino più complesso. Il mare è sorgente di risorse produttive. La FAO ci chiede di produrre spigole orate in tutto il Mediterraneo, detto proprio in termini molto semplici, e preferisce farlo in acquacoltura perché è più sostenibile. Ora, cosa abbiamo fatto nella nostra esperienza? Abbiamo assimilato i 30 anni esistenti di misure di temperatura e associato poi gli scenari di cambiamento climatico IPCC che proiettano l'innalzamento della temperatura al 2038 e poi al 2041, e abbiamo associato la curva di crescita di spigola eorata, che contiene nel proprio esponenziale la temperatura ovviamente, e abbiamo ipotizzato un ciclo produttivo in acquacultura, circa 4 anni per raggiungere una taglia commerciale di circa tra i 4 e i 5 etti. E l'abbiamo assimilato all'interno di un modello di crescita del pesce, e quindi abbiamo fatto una vera assimilazione. Non abbiamo utilizzato il prodotto osservativo da telerilevamento in modo diretto, ma lo abbiamo inserito in una filiera più complessa, un modello di crescita di un pesce, e abbiamo stimato il potenziale produttivo in grammi, in realtà in chilogrammi, del passato rispetto a quello del futuro. Bene, vedete, a confronto in questo caso il caso della spigola, stato passato, stato futuro, il caso dell'orata, stato passato, stato futuro, credo che tutti vediamo rapidamente che c'è di nuovo una zonazione produttiva nel Mediterraneo, che forse in Grecia hanno una maggior vocazione di temperatura alla produzione del pesce, che forse nella pianificazione dell'uso dello spazio marittimo ci dovremmo accordare su chi produce cosa e quanto. Ma è anche vero che negli scenari di cambiamento climatico l'innalzamento della temperatura potrebbe invertire questa distribuzione della produttività marina, poiché con l'innalzamento della temperatura i pesci, oltre a crescere meglio, andrebbero incontro ad una serie di condizioni di stress che abbiamo misurato in letteratura, avverrebbero oltre 30 gradi. Gli exceeding value che io posso misurare grazie a questa misura daily con una frequenza giornaliera, con una copertura trentennale, ci hanno fatto scoprire che ci sono una serie di aree nelle zone greche e diciamo del Mediterraneo Sud, in cui esistono delle condizioni di stress già presenti e che nel tempo andranno aumentando, e quindi i loro scenari commerciali e di uso dello spazio marittimo potrebbero cambiare, non a causa delle scelte economiche, ma a causa del cambiamento della temperatura nel tempo. Ho voluto mostrare un'aggregazione di dati opposta, sempre per far capire qual è il potenziale di uso del telerilevamento, non tanto la variabile in sé. Posso allo stesso modo caratterizzare al meglio la produttività di alcune aree sulla base stagionale, perché avendo noi un mar Mediterraneo caratterizzato da una stagionalità variabile da nord a sud, abbiamo una stagionalità variabile anche nelle attività produttive, e quindi potremmo utilizzare lo stesso dato per capire meglio quali sono i periodi, ad esempio nel caso dell'acquacoltura, di installazione delle avannotterie piuttosto che di fasi di crescita o di raccolto. In qualche modo non cambia il concetto di base. Quello che prima era un grafico di una misura puntuale di una stazione che misura la temperatura, oggi è ancora un grafico che misura e ci racconta con una linea la temperatura, ma è un grafico che io ottengo da una mole di dati e di misurazione, di misurazioni continue nello spazio e nel tempo, e con questo prodotto io posso caratterizzare la realtà, estrarne la stagionalità, osservare un palese trend di innalzamento generale del livello della temperatura del mare, andare a ragionare addirittura sulle anomalie termiche. Per concludere e per
concludere con un esempio che in qualche modo poi ha un certo impatto sulla qualità degli ambienti, perché in qualche modo può compromettere o variare la biodiversità, la misura strutturale tipica di un ecosistema. Beh, la presenza di alcune specie aliene, come il pesce leone e la pavonina pavoncella, il Talassoma pavo, è una distribuzione che ha una qualche relazione con l'innalzamento della temperatura e con la distribuzione delle frequenze di innalzamento del livello della temperatura nelle diverse zone del Mediterraneo. Ebbene, parlando con gli esperti, non io, di specie aliene ed invasive, mi viene spiegato, e il dato ci può aiutare a capirlo, che non tutte queste specie sono effettivamente invasive, ma semplicemente aliene, e che probabilmente alcune di queste rispondono semplicemente a cicli climatici e non a fenomeni di pressione o di impatto come l'innalzamento della temperatura in sé, ma semplicemente a stagionalità che hanno un corso e una durata su scala climatica e non su scala semplicemente biologica. Quindi di nuovo la temperatura come proxy e descrittore della biodiversità, che poi è il mestiere che in qualche modo andiamo a fare tutti i giorni. Allora, giusto per concludere e ritornare un po' al concetto di partenza, si parte quindi da un requisito, da una domanda da parte degli utenti che operano sul territorio, altrimenti il concetto nazionale da parte dell'ISPRA è veramente di ampio respiro ma non calato sul territorio. Quindi la tipologia di prodotti a valore aggiunto che possono popolare i servizi operativi costieri devono venire da una domanda precisa. L'esempio che abbiamo fatto sulla temperatura della superficie del mare è uno dei parametri che vi ha dimostrato Emiliana essere in combinazione con altre informazioni che definiscono i prodotti operativi a supporto dei servizi. Chiaramente la disponibilità crescente di dati di osservazione terrestri, prodotti, servizi sono da stimolare e incrementano la possibilità di applicazioni. Grazie alle coperture globali e all'alta frequenza di rivisitazione, poi le misure di biodiversità sono sicuramente a maggior disponibilità e sono lì da essere utilizzate, insomma. Per chiudere nel ringraziarvi, vi ricordo che per quanto riguarda il programma Copernicus c'è un segretariato che fa da punto di raccolta di tutte le informazioni e i riferimenti anche all'interno dell'istituto, che c'è un coordinatore del gruppo di riferimenti delle persone che si occupano del quadro che vi abbiamo illustrato e che c'è un centro nazionale, un centro operativo di sorveglianza ambientale che ha come scopo quello di fare da raccordo operativo tra le varie strutture. Il ringraziamento va chiaramente ai progetti che hanno consentito negli anni di sviluppare le competenze che servono per gestire questa mole di dati che sono anche ancora tuttora attivi. Lascio velocissimamente la parola ai colleghi, a Roberta De Arcangeli per un esempio di un prodotto in fase proprio embrionale di applicazione di una conoscenza al terreno dei bambini. Scusa, Roberta, scusa.